Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di Cine e fare la recensione particolare atteso che esce nelle sale in un film storico, di guerra, d'azione, biografico, di con il Giappone. Mi faccio grande piacere con Paolo Bonelli. Ciao Paolo. Ciao, Parliamo di buongiorno a tutti. questo film appunto atteso, ennesimo film diciamo di stampo storico di Ridley Scott che ogni tot anni decide di dedicarsi a un o personaggio o fatti storici, ecco, dai tempi del gladiatore, l'ha fatto con le crociate, aveva iniziato con un film a suo modo storico come i Duellanti e adesso si dedica all'immensa vita di Napoleone, uno degli ultimi imperatori della storia dell'uomo. E siccome l'hai visto in anteprima, raccontaci per quanto possibile in breve, perché la vita di Napoleone è stata una vita veramente densa. In 25 anni ha cambiato l'Europa a metà cioè tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Quindi, quanto è possibile, racconta in breve la storia. Beh, la storia è risaputa. La storia è quella di Napoleone. Dalla regione al pezzo di amico, tu dicevi giustamente, l'Europa è praticamente di tutto, perché è questo personaggio che ha guidato Francia alla conquista di una quantità di territori immensa, e soprattutto una guerra costante nei confronti dell'Inghilterra. Non era facile raccontare la quantità di avvenimenti storici, le battaglie, tutto quello che era accaduto, solamente quello che è accaduto in Francia, senza pensare alle campagne italiane, alle campagne d'Inghilterra, alla campagna d'Egitto, la calata in Russia. Cioè, voi dovete immaginare che in 2 ore e mezza Ridley Scott, il nostro magnifico 85enne Ridley Scott, ha voluto riassumere una storia. E che cosa ci ha raccontato? Ci ha raccontato una parte di Napoleone, naturalmente non si poteva raccontare tutto. Ci ha raccontato, ha scelto un aspetto, è partito da un carteggio, le lettere che Napoleone si scambiava con la moglie, Giuseppina Bonaparte, la sua prima moglie e la donna che lui ha amato. E quindi in realtà il filo che racconta tutto il film è quello della storia d'amore tra Napoleone e Giuseppina Bonaparte, un amore tormentato, perché è un rapporto che ha, insomma, delle ambiguità, perché ci presenta naturalmente una Giuseppina molto algida, molto susseguosa, quasi distaccata nel rapporto col marito, eppure tanto da tradirlo e a fare in modo che lui, impegnato in campagna d'Egitto, ritorni appunto per smascherare la moglie Fedifraga e cacciarla di casa. Beh, dicevo, da una parte molto agida nel rapporto col marito, e in altre situazioni invece completamente dipendente da lui, tanto da accettare alla fine anche un divorzio dallo stesso Napoleone, perché lei era sterile e la Francia aveva bisogno di un erede. Ma in questo rapporto la persona che viene fuori è quella di un Napoleone che è quasi un omuncolo, dimostra tutta la sua debolezza, la sua fragilità all'interno, quanto invece la sua grandezza in cui si trova su un terreno di battaglia e deve guidare al massacro e alle conquiste eserciti da centinaia di migliaia di persone. Allora, io ho un po' di domande da farti perché il personaggio Napoleone mi ha affascinato. E secondo me il cinema si è dedicato poco, un film su Napoleone, ce ne sono veramente pochi. Ce ne sono stati diversi nei tempi del cinema muto, non so se lo sapevi, però te lo dico. Invece negli anni recenti, negli ultimi 20-30 anni, sono pochissimi. Io Napoleone. Pensate con i banditi del tempo, con Ia Holm che interpreta Napoleone, però a livello, diciamo così, serio non ce ne sono tanti. E la prima. Beh, no, Giulio, scusa, ma cioè, adesso dobbiamo andare indietro un po' più nel tempo. Era del 1970, ero bambino io, ecco, Sì, appunto, è Waterloo vero. di Sergei Bondarchuk, che è uno dei È vero. grandi colossal prodotti dall'Unione Sovietica di allora, ed era un Sì, filmone, hai insomma. ragione. Dimenticanza
mia, ma parlando dell'attuale Napoleone, la prima cosa che ti chiedo è: Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone com'è? No, beh, Phoenix è uno dei grandi attori che abbiamo in circolazione in questo momento, anche se io non sono un suo fan sfegatato, è perfetto in questa parte. Riesce ad attribuire a Napoleone quello sguardo che lo caratterizza, che caratterizza Joaquin Phoenix, intendo, e che è allo stesso tempo lucido contemporaneamente. Ma la citazione di Phoenix è una recitazione fatta da dettagli. Secondo me, chi è che andrà a notare, cioè, dovrà notare, assisterà a una, cioè, dovrà, come si dice, potrebbe notare, non è necessario, ma la grandezza della recitazione è fatta da particolari quasi inesistenti. I capelli come li tiene, come si atteggia, come poggia la giacca sulle spalle, come si muove anche in modo goffo. C'è un momento in cui c'è una fuga dal direttorio perché si sta tentando il colpo di Stato in Francia e lui fugge dai parlamentari che gli vorrebbero mettere le mani addosso, e la fuga è veramente goffa. È veramente molto molto bravo, ed è bravo anche Ridley Scott a circondarlo persone molto molto alti. Certo. In modo da delineare questo classico stereotipo di Napoleone che era un tappo, anche se questo poi non era vero, però la situazione lo impone, perché ci sono un po' di stereotipi che si ritrovano in questo film. Però la sua recitazione è veramente buona, così come è molto buona quella di Vanessa Kirby, che è questa persona molto algida. E lei ha proprio il fisico, proprio il physique, come si dice, per interpretare una persona, un personaggio del genere, ed è veramente molto molto bravo. E invece per quanto riguarda che altrettanto la regia di risposta per quanto riguarda le battaglie, l'aspetto scenografico, come sono? Allora, Ridley Scott, premetto, dopo che uno mi ha esordito Duellanti, Alien e Blade Runner, può fare qualsiasi cosa nella vita, Sottoscrivo quindi anch'io. cioè non hai un credito da Eterno. spendere per le Sì. generazioni ancora. Quindi, però devo dirti la verità, questo è forse il film di Ridley Scott degli ultimi anni. Non è difficilissimo, perché negli ultimi anni sono venute fuori un Sì, po' di tra vaccate, cui i vari seguiti di Alien, compresa possiamo l'ultima, dirlo. insomma, Tra cui i Alfa. vari, se tra cui i Non ho vari capito, seguiti di scusami. Alien e tentare di riprendere quel filone, ecco. Sì, però facevo più riferimento, che ne so, House of Sì, Gucci, certo. Last Duel, insomma, film, tutti i soldi del mondo, un film terribile, cioè, veramente, ce n'erano alcuni veramente molto molto brutti negli ultimi anni. Questo non è un problema, di grado ci siano alcune battaglie andate veramente molto, molto bene. Di Austerlitz soprattutto è una scena di battaglia veramente molto molto bene, ha dei momenti alti di cinema. C'è qualcosa che non mi torna nella costruzione della storia, non so, c'è qualcosa che probabilmente stride nel film del personaggio tra pubblico e privato. Però la sua regia, ti devo dire la verità, è una regia intelligente, con anche un uso della fotografia notevole, nel senso che diverse battaglie sono proprio caratterizzate anche da colori differenti, e quindi c'è proprio un lavoro all'interno della costruzione dell'immagine che fa di questo film comunque un film da Un'ultima cosa, vedere. una curiosità, se viene per caso citato i personaggi della letteratura italiana, soprattutto magari Manzoni, ma anche Foscolo all'interno del film, oppure no? Perché Manzoni gli dedicò una poesia il 5 maggio e Foscolo era all'inizio un gran sostenitore di Napoleone. Ero curioso di sapere se sono nel film. No, l'Italia arriva soltanto nel momento in cui noi Ah, abbiamo preso sulla e Ridley Scott ha scelto una scena siciliana davvero? per accompagnare così il passaggio
ma sì, ma tanto uguale, no? Tutto, cioè, tutto. Allora, no, è solamente un paese che è stato conquistato, è un paese dove lui passerà quell'anno scarso in attesa poi di ritornare in Francia e poi essere sconfitto definitivamente. Quindi un bilancio completo di questo Napoleone, che dir si voglia, è un film bello, ma non perfetto, mi sembra di capire. C'è qualche altra... No, non è un film perfetto, però devo dirti la verità, non è un film che si può guardare, non so neanche se lei ha degli amici, però è un film che secondo me se si guarda non è un film che annoia, è un film piacevole, okay, tutto sommato. Chiarissimo, e ti ringrazio. Il film appunto è Napoleon, in uscita dal Freddy Bembre nei cinema italiani, e come avete sentito ci è piaciucchiato, non ci ha convinto però a pieno, però come sempre diciamo, se andate a vedere. Per questa recensione è tutto, come sempre grazie Pierpaolo, ciao a tutti, alla prossima.